Buongiorno dal TG Med, la cronaca in primo piano, una banda di spacciatori che agiva soprattutto nei mercati palermitani è stata sgominata dalla polizia. 5 le persone arrestate dalla squadra mobile di Palermo sono accusate di far parte di una banda che vendeva cocaina, eroina ma anche marijuana e hashish denominata Sambuca 2. L'indagine è durata oltre un anno, ha preso il via da un arresto eseguito nel 2011. Gli investigatori hanno azzerato l'organizzazione criminale e sequestrato diverse dosi di droga destinate ai mercati cittadini, in particolare quelli di Ballarò e dello Zen. Scoperto anche una sorta di laboratorio deposito in pieno centro storico nel quartiere di Ballarò. Fibrillazioni nella giunta regionale dopo le dimissioni dell'assessore all'economia Luca Bianchi. L'assessore ieri ha presentato una lettera di dimissioni irrevocabili. Torno al mio lavoro, ha detto, non ha risparmiato però stoccate al PD accusandolo di avere fornito un sostegno a intermittenza. Oggi il presidente della regione Crocetta si trova a Roma per la riunione tra il governo e le regioni, ma ha già annunciato che per coprire il posto lasciato vacante da Luca Bianchi servirà comunque una competenza tecnica. Si è autosospeso dal PD Francantonio Genovese, il parlamentare di Messina per il quale gli inquirenti hanno chiesto ieri gli arresti in carcere. L'inchiesta è quella che riguarda la formazione professionale, sono diverse le accuse contestate al deputato, sul suo arresto comunque dovrà esprimersi la Camera dei Deputati. Numerosi attestati di solidarietà nei confronti di Nelly Scilabra, l'assessore regionale alla formazione in Sicilia, dopo le intimidazioni subite ieri. Un proiettile calibro 32 è stato lasciato nella buca della posta dell'assessore. Il ritrovamento è avvenuto ieri mentre Nelly Scilabra era impegnata nel suo ufficio in una riunione con alcuni operatori dell'ente di formazione IAL. È intervenuta la polizia. I deputati regionali Gaspare Vitrano e Lino Leanza, accusati di finanziamento illecito, e l'ex presidente dell'ARS Francesco Cascio, accusato di corruzione, escono dall'inchiesta sul giro d'affari messo in piedi da Fausto Giacchetto. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe organizzato il sistema per gestire i 15 milioni destinati alla comunicazione del progetto Corap. Il GIP ha archiviato la posizione dei 3. Oltre 1000 immigrati giunti nelle ultime ore, il bel tempo favorisce le traversate della Speranza e con gli ultimi arrivi, secondo il Viminale, si è già superato quota 8500 sul fronte degli immigrati sbarcati dall'inizio dell'anno in Italia. Un dato che preoccupa perché è di oltre 10 volte maggiore a quello registrato nello stesso periodo del 2013. Intanto nel canale di Sicilia continuano gli avvistamenti e i soccorsi, sono impegnate, lo ricordiamo, le navi ma anche gli elicotteri della Marina Militare che fanno parte del dispositivo Mare Nostrum. È Roberto Mastro Simone, il nuovo segretario della FIOM in Sicilia, è stato eletto dal congresso regionale che si è svolto a Enna, 38 i voti a favore e 9 astenuti. Mastro Simone, che fino ad oggi è stato il rappresentante provinciale della FIOM per Palermo, prende il posto di Rosario Rappa. Sono orgoglioso, ha detto, per un incarico così prestigioso. Al congresso ha partecipato anche il leader della FIOM, Maurizio Landini. Ci fermiamo qui per il momento, l'informazione torna però più tardi. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.